Ma guardi, lei sa benissimo cosa ho detto nelle precedenti conferenze stampa. Io guardo partita dopo partita. Io guardo la prossima. Dobbiamo non fare gli errori che abbiamo fatto nelle partite precedenti e fare una partita propositiva, sempre con la testa giusta, perché affrontiamo una squadra che ha vinto domenica passata la precedente partita contro l'Atalanta, in forma strepitosa, non hanno niente da perdere, quindi la partita gioca bene, una squadra che gioca bene a calcio. Noi abbiamo preparato bene questa gara e penso e spero che i ragazzi domani lo facciano vedere. E, oltretutto so che c'è un'affluenza di pubblico importante e ci darà una mano come sempre, ancora più di sempre, e questo ci farà molto comodo fino al 95esimo e vedremo poi cosa sarà successo alla fine. Ci proviamo, vediamo se poi Bellanova non dovesse farcela, ci sarà un sostituto che andrà a mille e noi dobbiamo confidare che tutti i ragazzi che sono a disposizione possano far bene. Quindi oggi faccio il test, vedo tutto e se starà in condizione di partire dall'inizio ci sarà, altrimenti poi insomma, ripeto, ci sarà un sostituto che dovrà far bene pure lui. Conta il Cagliari in questo momento, conta fare il risultato, conta fare il calcio giusto con gli equilibri giusti. Questa è la cosa che dobbiamo fare. Purtroppo devo dire che le batoste che abbiamo preso, proprio perché probabilmente quello che ha detto lei, le componenti che ci avevano contraddistinte fino alla partita del Torino, quella prima fase del girone di ritorno, l'abbiamo inconsciamente, penso che la buona fede su questi ragazzi ci metto la mano sul fuoco. E ripeto, io è chiaro che in questo momento, dopo le batoste che abbiamo preso in alcune partite, quella sana paura penso che domani ci sia, però deve essere positiva, quell'appizio di paura nella fase passiva, di non sottovalutare quando gli altri ripartono, quando noi perdiamo palla e gli altri ci possono fare male. Questa è anche una squadra specializzata in questo, oltre a tutti gli altri pregi. E quindi bisogna essere bravi, si è già parlato di tutto in settimana e sono convinto che i ragazzi faranno una partita veramente gagliarda, importante, per cercare di arrivare all'obiettivo che sappiamo. Volevo sottolineare una cosa, l'ho detto anche ai ragazzi, che come abbiamo visto anche nelle precedenti partite, sono più titolari quelli che entrano a partita in corso che quelli che partono all'inizio. Dobbiamo fare come delle staffette domani, perché i ritmi dovremmo tenerli alti, altissimi, perché contro una squadra tecnicamente forte come il Sassuolo bisogna essere sempre al massimo da tutti i punti di vista e ci sarà bisogno dei 4-5 cambi. E quindi voglio 16 titolari che anche se parte qualcuno dalla panchina sia pronto a entrare e deve fare meglio di quello che esce, che è stanco o per motivi tattici.